Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei mostrarvi questo pacchetto che mi è arrivato da Sofil. Non so se avete già sentito parlare di questo sito, ma secondo me sì, perché ho visto tantissimi video sui loro bracciali, perché appunto questa è un'azienda che si occupa di bracciali, Simil Pandora. Infatti non ho spacchettato il pacco perché volevo spacchettarlo con voi, cioè volevo farvi vedere più che altro come era impacchettato. Mi è arrivato in una busta di plastica bianca e poi ho trovato il pacchetto così. Questo è il pacchetto che si trova, io l'avevo già spacchettato, però volevo farvi vedere come hanno impacchettato il tutto. Ecco, questo è appunto il sacchettino dove dentro troviamo le cosine che ho scelto. Mi hanno dato l'opportunità di scegliere una base bracciale e dei charms, e quindi oggi ve li volevo mostrare. Allora, dentro troviamo una di queste pezzettine che credo servano per pulire, no? I charms. Poi forse manca, ok, no, questa è la base del bracciale che ho scelto. Sul sito potete trovare, infatti ve lo lascio sotto l'info box, potete trovare la dimensione più adatta a voi. Infatti ho misurato il mio polso ed era 17 cm/18 e ho scelto la misura 19. Si apre così, è molto semplice da aprire, e questa è la chiusura del bracciale. Mi piace molto il fatto che sia stile serpentato, ve lo faccio vedere ancora meglio. Perché sono tanto parlati questi bracciali? Perché sono molto molto simili ai charms Pandora, però costano molto di meno. Allora, intanto una base bracciale credo venga a 30 euro o comunque circa 30 euro, e adesso andremo a comporlo insieme. Vi faccio vedere quello che ho preso questa. Potete trovare tantissimi charms a seconda delle diverse categorie che trovate sul sito. Per esempio questa faceva parte della categoria animali. Perché ho scelto una paperella? Non lo so, il coniglietto non c'era e questa paperella mi piaceva tantissimo. Vediamo se riesco a metterla meglio a fuoco. Ecco, è super 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 luminoso. Io credevo che fossero leggermente più grandi, però sono piccoli, ecco, così capite meglio. Ed è ancora meglio perché non sono tanto ingombranti, non so più o meno come metterli. Poi ho preso questo, cioè non so se, come vedete ogni charms viene contenuto in un sacchettino di plastica. Ho scelto questo che è la mongolfiera, perché nella categoria viaggiare o comunque viaggi c'erano tantissimi charms come le valigie oppure l'aereo oppure il mappamondo. Io ho scelto la mongolfiera perché è rosa e mi piaceva troppissimo, quindi vado a metterlo qui. Guardate che carini. Sì, oggi ho un problema con la messa a fuoco. Poi ho scelto questa, che è la fotocamera. Anche questa è molto molto luminosa. Forse devo mettere prima la fotocamera, beh, poi comunque gestirò meglio il bracciale. Comunque, questo, come non potevo non prenderlo, è un Chupa Chups. Per rappresentare il fatto che sono tanto 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 golosa. Eccolo qui. E poi infine ho preso questo charms che è nuovo, perché fa parte di una nuova categoria che producono loro, in cui ti danno la possibilità di stampare una foto che vuoi tu, e devo dire che è venuta benissimo, è super lucida, sembra quasi resina, ma non è resina, ovviamente sarà plastica, e poi di incidere anche una data dietro. In questo caso ho fatto incidere 27/07/2011, che è l'anno in cui mi sono fidanzata con il mio ragazzo, e quindi ho scelto l'immagine con lui, con la perla a cuore. E niente, queste sono tutte le cosine che ho scelto io. E qual è il vantaggio di questi charms? A parte che sono fatti benissimo,
Secondo me possono essere comunque un valido sostituto a Pandora, perché considerate che costano almeno 20 euro in meno rispetto ai Champs Pandora, li potete trovare. Questi potete trovarli fra i 15 e i 20 euro, massimo 30, però guardate, sono super super luminosi. E niente, fatemi sapere se voi siete appassionati di gioielli Pandora. Io non sono molto appassionata, per cui a me non cambia niente se ho questo oppure quello Pandora, anche se quello Pandora per me costa tanto, ma ovviamente ognuno ha le sue passioni. Io spendo tantissimi soldi in trucchi o in cose cartopazzose, e quindi è giusto che a chi piace i Pandora li spenda in Pandora. E niente, ve lo faccio vedere di nuovo perché è super super carino. C'è troppa luce oggi. Ovviamente dovremmo vedere come si comporta l'argento con cui sono fatti nel tempo, se si rovina, se sbiadisce, insomma. Quindi vi aggiornerò. E niente, vi mando tanti tanti baci e al prossimo video.